nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Ben ritrovati in Correre per Sport, Alberico, una puntata molto particolare. È vero. Che ci porteremo a fine settimana nella casa circondariale di Lanciano. E andiamo a presentare i nostri ospiti. Certo. Torna con noi Paola Zulli. Buonasera Paola. Buonasera, presidente del gruppo Podisti Frentani. Buonasera a voi. Buonasera, anche perché siete voi che date il là. L'input a questa manifestazione di sabato mattina. Di sì. Sabato mattina. Non poteva mancare la direttrice del carcere, della casa circondariale di Lanciano, la dottoressa Lucia Avvantaggiato. Buonasera, ben arrivata. Buonasera a voi. O meglio ancora, bentornata, perché è stata con noi qualche tempo fa. L'anno scorso. Per la prima volta un ruolo, determinante, importante, la dottoressa Carla, ben arrivata Carla Cotellessa da Lanciano, criminologa, giusto? Sì, criminologo clinico. E tra poco ci spiegherà anche la funzione che ha nell'ambito del carcere, perché la domanda verrebbe spontanea, ma se uno è carcerato già è un criminale, invece staremo a vedere tra poco. Luciano Pesce, buonasera, bentornato. Buonasera. Francavilla, ci siamo? Francavilla, sì. Come si chiama la corsa, Luciano? Quest'anno una gara podistica, Vista Mare. Non Vista Monte, no? No. Che siamo già al mare, Vista Mare. Ma l'Abruzzo è bello perché si vede il mare e i monti. Vediamo tutto, sia il mare. In questo caso Vista Mare. Che Vista Mare 100%. Di sicuro, anche perché con l'abbronzatura che hai, caro Luciano, è tutto dire. Beh. E questa è abbronzatura da montagna. Sì, questa è anche vera. Ecco. Questa è da mare. Ok, siamo circondati. Questa è un'abbronzatura... Quindi mare e monti. Giusto, bene. Una bronzatura agricola, come si direbbe, visto che sono uno speaker Alberico. Ebbene, sempre sì. In cravatta, sempre. Oggi abbiamo alleggerito un pochettino perché arriva... Ma quando andrà in onda lo speciale di Cepagatti? Lo speciale di Cepagatti, mi hai fatto una domanda e mi stai per cogliere impreparato. Allora, no, siccome hai fatto tu lo speciale... Ma da giovedì... cioè domani alle ore 19:50 e venerdì e sabato ad un orario che poi tu perfetto, darai. Darò tra poco gli orari precisi. Paola, un connubio che esiste da un po' di tempo. Sì, siamo arrivati alla... adesso vediamo la locandina che abbiamo portato, che tra i numeri e le gare che stiamo facendo veramente si accavallano. È una manifestazione a cui teniamo tantissimo e che ci richiede la direttrice per l'alta funzione rieducativa che ha questa manifestazione. Ecco. Il modello si è... Sì, questa è la locandina che riguarda tutte le nostre attività dell'Associazione dei Podisti Frentani e c'è appunto quella del 10 giugno di correre liberamente. È una formula che funziona, che sta funzionando e che permette veramente a questi ragazzi detenuti di poter trascorrere un paio d'ore in libertà. Paola, come viene vissuta all'interno della casa? Questo evento podistico viene atteso? Sì, con una forte partecipazione perché è una preparazione con tre allenamenti prima appunto della gara e questi allenamenti sono portati avanti da tecnici. Ricordo tempo fa Mario Fattore che si prestava, tuttora? Tuttora si presta Mario Fattore, abbiamo un altro preparatore che è Franco Morena, che conosciamo bene come podista, e abbiamo Marcello Sant'Agata che è il nostro masso fisioterapista, che quindi aiuta questi ragazzi a conoscere il proprio corpo e quindi
quindi anche a metterlo in funzione. Beh, nella gara. Passiamo... È la sesta edizione. Perfetto. Quindi sono sei anni che andiamo avanti con questo. Qualcuno ancora me lo chiede evento. Se sono ancora aperte le iscrizioni? No, chiuse. So. Ovviamente i termini in questo caso sono stringenti perché è necessaria l'autorizzazione del magistrato. È necessaria l'autorizzazione del magistrato all'entrata di ogni singolo atleta, quindi perché ogni singolo atleta che arriva, vero dottoressa, ha bisogno di essere... Sì, ci sono delle procedure da seguire, le persone, tutti, ma non per tutti. Rispettando delle procedure anche per tutti, insomma, sono delle regole che vanno seguite, noi per primi dobbiamo seguirle perché in carcere si fa trattamento rieducativo anche, e il trattamento consiste anche nel testimoniare, no, in maniera esperienziale col comportamento e il rispetto delle regole, quindi se per primi noi non rispettiamo le procedure, che esempio diamo? E volevo sottolineare una cosa secondo me bellissima, molto bella, che questa è la ben sesta edizione, cioè significa che l'iniziativa sta durando quasi più di un matrimonio, no? questo è davvero... Beh, cioè, ci va bene perché Paolo è avvocato. Sì, sì, infatti. Ed è importante che i buoni modelli, le esperienze, gli eventi importanti siano anche ripetuti, reiterati, perché è proprio un'espressione di bontà dell'evento. I cavalli buoni si vedono sulle lunghe distanze, loro sono atleti buoni. Eppure i nostri detenuti. Ma direttrice, abbiamo parlato prima di questo singolo evento, ma quel ruolo ha lo sport nella rieducazione di un detenuto? Che ruolo ha e che ruolo gli date se dovesse averlo? Allora, io la ringrazio per questa domanda davvero bellissima ed essenziale, anche come divulgazione culturale. Lo sport è uno degli elementi del trattamento, proprio previsto per legge. La nostra legge, l'ordinamento penitenziario, prevede una serie di strumenti attraverso i quali rieducare le persone, cioè, per dirla in maniera semplice, restituirli alla società un po' più diciamo adeguati al vivere sociale, al rispetto delle regole. E lo sport è proprio uno degli strumenti di lezione. Perché? Perché non è tanto importante predicare il rispetto delle regole, no? Quanto comportarsi, cioè trasmettere in maniera proprio esperienziale, fattuale, quanto sia importante rispettare le regole. E lo sport è fondamentalmente disciplina, è impegno, è rigore, è superare continuamente se stessi, è andare sempre oltre il proprio limite, è rivedersi, è rispettare l'altro. Insomma, è proprio una palestra di vita. È un confronto poi anche con chi queste regole le rispetta tutti i giorni. La cosa bella di questa iniziativa e di tante altre che se ne fanno in carcere, ma soprattutto di questa, è proprio questa apertura del carcere alla comunità esterna. Cioè questa comunità, questi atleti che entrano in massa, ne abbiamo autorizzati più di una cinquantina, ma proprio tanti. Quindi è una festa bellissima, una festa del correre nelle mura di cinta all'interno dell'istituto. È davvero è proprio una gioia bellissima. C'è chi si è liberato del carcere ed è libero ed è tornato per qualche evento, non questo in particolare, ma in generale? Che torni all'interno per, ecco, tipo c'è questa manifestazione, qualcuno che è stato detenuto adesso è libero. Abbiamo avuto delle richieste, poi per una serie di ragioni di opportunità non l'abbiamo consentito, però ci sono dei ragazzi, delle persone che hanno fatto un percorso di reinserimento molto molto interessante, riuscitissimo, che chiede di rientrare per queste iniziative. Poi vanno acquisite delle autorizzazioni, la magistratura per ragioni di opportunità non sempre autorizza, però le richieste ci sono state, sì. Quanti detenuti ci sono attualmente? Attualmente ne abbiamo sempre troppi, sempre troppi. Attualmente il carcere di Lanciano ospita 224 detenuti di vari circuiti, prevalentemente alta sicurezza. La capienza è un pochettino più alta, non c'è una condizione di sovraffollamento, quindi c'è una situazione abbastanza vivibile, però come dicevo prima sono sempre troppi, perché la libertà è un bene fondamentale, quindi anche se solo uno ne è privato, per me è sempre il massimo. Dottoressa Carla, a Lanciano ci sono dei, tra virgolette, criminali normali, non di massima... No, è un carcere di massima sicurezza. Massima sicurezza anche Lanciano.
pertanto il top. Anche perché recepisce probabilmente non solo dal circondario ma un po' da no, tutta Italia. No, certo, da tutta Italia. Questo è. Abbiamo detenuti siciliani, calabresi, pugliesi, molti napoletani. Il suo ruolo, mi scusi l'ignoranza. Ma il mio ruolo è quello di osservare e sostenere il detenuto, poter fare una perizia personologica, solo i criminologi possono fare la perizia personologica, gli psicologi possono fare una perizia psicologica, gli psichiatri quella psichiatrica. Quella personologica, cioè complessiva, la può fare soltanto il criminologo in carcere. Ci sono tutte e tre le figure? Sì. Questa perizia serve molto per l'equipe, cioè quando noi poi insieme, collegialmente, cerchiamo di redigere una perizia collettiva in base alle nostre singole perizie da poter presentare il detenuto poi. Sempre in un'ottica di recupero del detenuto stesso. Di recupero, ma anche di processi identitari, di processi di maturazione, di processi di revisione del reato, di rapporti con le istituzioni, con la legalità, di rapporti con la vittimologia, perché ci sono tuttavia le vittime, no? Beh certo, un argomento alberico. Ora questa gara, io pensavo prima, ci fa riflettere, ci fa ricordare Olimpia, no? Dove venivano selezionati dopo un'attenta preparazione e veniva selezionato il Kuros, l'eroe. Certo. Nelle Olimpiadi che si sono succedute nei vari anni, e noi abbiamo lo stesso tipo di modello, cioè lo sport come modifica, come perfezionamento, come maturazione, ma anche come processo identitario. Credo che per il detenuto questo sia fondamentale. Dottoressa, chi mi è accanto è stato un olimpionico, tra l'altro. Quindi mi dà ragione rispetto a questa visione della gara, no? In senso anche classico. Per cui io penso che questo incontro non sia tanto un far risocializzare il detenuto col mondo esterno, ma è quello di accogliere il mondo esterno, che diventa il nostro ospite in qualche modo, no? E che produce, grazie alla gara, una parità, un'eguaglianza. Certo, un'eguaglianza in gara sono tutti uguali. Tutti uguali, una eguaglianza di competizioni, questo credo che sia fondamentale. È mai successo che qualcuno poi sia uscito per fare un'altra competizione, per merito? Non sono stati invitati, ma qualora venissero invitati a partecipare si sarebbe potuto fare. Potrebbero essere autorizzati. Sì, potrebbe essere un'idea per gli organizzatori. Sì, Luciano. Certo. Luciano già si sta... Andiamo per domenica. Il giorno dopo. Beh, la procedura pare che sia un po' più lunga, vero dottoressa? Sì, l'anno prossimo allora. L'anno troppo prossimo. Tardi, cioè, facciamo qualcosa a metà. Purtroppo io una volta l'anno. Quindi niente, rifacciamo questa gara Vista Mare, anche se mi sento un pesce fuor d'acqua, perché sono due gare completamente di cognome fai pesce, pertanto sì, sei un pesce proprio, perché appunto sentire dottoressa e company, insomma, certo. Vabbè, però mi Luciano, sento a disagio. Diciamo che a noi è un argomento gara, un po' impegnativo, cioè. L'universalità dello sport forse è anche senso che è lo stesso praticato all'interno di una casa circondariale, lo stesso praticato in riva al mare, è il massimo con Vista Mare, insomma, potremmo dire è il massimo. Quindi organizziamo questa gara con supporto tecnico del campione Enrico Di Cecco, scusami, Irma e Mauro ringrazio, che sono due validi veramente personaggi che danno l'anima. Come nasce questa iniziativa? Così? Non saprei dirti, è nata così veramente. Io penso che molto ci abbia messo Irma Caccumoli, perché la prima persona che ha parlato di questa gara lo scorso anno è stata proprio lei. Poi Irma non ha più smesso di parlarne. Irma è la terza edizione? La terza, ma oserei dire la seconda. La seconda. Perché sulla pista ciclopedonale, là è uno spettacolo, è bellissima. Quindi il secondo anno. Sicuramente ti prenderai, e ne sono testimone dall'anno scorso, essendo stato speaker della gara, di tanti complimenti. Ma secondo me anche qualche consiglio. Perché l'anno scorso, no, due anni fa. No, perché invadiamo la pista ciclabile, ci chi va a passeggiare, diamo un... Vabbè, non si può chiudere del tutto, dai.
Vabbè, poi l'orario non poi è particolarmente. C'era pure la pripista, il campione, quindi. Ma il problema è che passava le pripiste e si scansavano. Passava il tapascione e la si rimetteva. La pripista c'era per il campione, mica per tutti. No, la pripista era proprio Luciano che faceva proprio. Io? Con la bici, però ha fatto metà percorso. Luciano, diamo un punto di riferimento per quanto riguarda il ritrovo, perché tanti mi chiedono dov'è questo punto di riferimento. Io so che è tra Pescara e Francavilla. Dove non si può più parcheggiare con la macchina, lì dove è il punto possiamo. Perché non si può parcheggiare? Perché non c'è più posto. Ah, perché tutto pieno, sarà tutto pieno domenica. Esatto. La partenza è da Via Vumano, quindi è l'ingresso di Lido Bianco, quindi all'ingresso della pista ciclopedonale, proprio all'inizio di quella. E dove c'è un importante ristorante di fronte? Ce ne stanno diversi. Oggi ho parlato. C'è Lido Bianco, c'è il San Marco, c'è il Pareso e da Stefano, quindi ce ne stanno quattro. Oggi ho parlato con Giovanni Cinalli, non so se l'ho nominato. Presidente dei Lupi d'Abruzzo, che salutiamo, e mi diceva giustamente alle ore 18 iniziano le gare dei bambini. Alle 18.30 agli adulti possiamo dare appuntamento alle 18.30. 19. Sì, 18. Chi ci corre? Diamo un appuntamento. Chi ci dà? Chi c'è chi viene da un fuori? Un po' di notturna. Chi ci corre dietro? Anche quindi ore 19. Anche perché è più bello. Quindi. Anche perché doveva essere Leopard Christian con noi del gruppo di Celano, il GS Celano, ma ha avuto un problema tecnico e non è con noi, e ricordiamo la gara che ci sarà venerdì dopodomani, il chilometro verticale, e poi domenica mattina. Quella più normale venerdì. Più normale mica tanto, perché con meno di 2 chilometri si fa un dislivello di 1000 metri, ma è un fantastico percorso. Già guardare da sotto, questi che si inerpicano fin lassù, veramente molto molto bello. Hai fatta tu? Serra di Celano. Te la consiglio, Paola. Ne parlavo ieri con Maurizio Di Paolo, che la sta preparando a puntino, e veramente mi. E poi sabato, ovviamente, passando per Chieti, notturna di Chieti, poi si va all'ultra Serra di Celano, che è di 68 km con un dislivello positivo, non lo diciamo neanche per non spaventare nessuno. Si parte prima dell'alba per arrivare, forse per quando Luciano darà il via, gli ultimi saranno già arrivati. Diciamo che ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. C'è anche una gara normale che partirà alle 10 di circa 14-15 km. La gara normale, ma ce n'è per tutti i gusti e ce ne saranno veramente tanti. Alberico, come dicevo poc'anzi, è l'unica ultra trail che si svolge in Abruzzo. Campionato regionale WISP di ultra trail, ovviamente assegnato ad honorem, però non solo per questo discorso, ma da Remo De Angeli, e quindi i nostri in bocca al lupo all'Ultraserra. Bene, pertanto Luciano, alle 7:19 saremo. Alle 19 sulla linea di partenza. Dislivello zero lì. Quindi quest'anno è entrato nel circuito WISP, quindi a punteggio, 20 punti. Preparati al pienone domenica sera. Al pienone, speriamo. Le iscrizioni fino a quando si possono fare, perché dobbiamo inviare i nostri. Prima le fate, noi siamo aperti, quindi fino alla mezzanotte, ma. Fino alla mezzanotte del di giorno 10. Sabato. Ma. Ma tu l'accetterai pure a mezzanotte, secondo me, dell'11. Accetteranno pure. Conoscendoti, anche l'11 mezzanotte accetterai lo stesso, anche se la gara siamo arrivati tutti. Sono quanti. Sono tutti ben accetti. Bene. Poi se c'è l'apporto. Di chi ci capisce più di noi, vero Luciano? Capiti? Della pripista. Sto cercando di limitare e di arginare il vulcanico Luciano in questo apporto. Paola, poc'anzi abbiamo visto una locandina con tutti gli eventi dove. Sì. Partecipate o compartecipate o organizzate? Sì, quest'anno abbiamo fatto addirittura la locandina, e ecco, a partire dalla maratona di Roma e per finire, insomma, abbiamo diversi appuntamenti che abbiamo intenzione di svolgere, sia come gare che portiamo avanti noi che come partecipazione dei podisti frentani. Abbiamo fatto un bel collage tra gara, tra scoperta del territorio, abbiamo intenzione di svolgere anche delle camminate di carattere meno agonistico rispetto alle altre manifestazioni, il tutto con un'ampia partecipazione dei nostri atleti. Mi dicevi che probabilmente però non si organizza il 26 luglio una gara che poi molto probabilmente avremo l'ufficialità breve, la gara di Villa Romagnoli.
L'anno scorso avete avuto problemi organizzativi, veramente problemi avete organizzativi. Avete avuto l'anno scorso un successo, ma ripetuto tra l'altro, perché anche sì, perché anche ma la cosa bella, Alberico, che ho notato in quella gara, perché non si ripete in nessun'altra gara della zona, tutti i gruppi in massa, ma tutti. Sì, è vero, tutti. È vero. E dispiace, ma problemi organizzativi dell'ultima ora non hanno permesso la buona riuscita della manifestazione, quindi ce la faremo per l'anno prossimo. Però l'ufficialità, ecco, il 26 di luglio. L'ufficialità sarà tra oggi e domani, insomma. Ah, così dovremo poi aggiornare in anteprima, anche, sai, le notizie. C'è lo scoop. Sì, perché salutandoci purtroppo mi ha accennato di questa cosa e... quindi mi dispiace perché sì, dispiace anche proprio cioè, poi con un campione che è Mario Fattore che organizza con l'anima che ci metteva, esatto. Mario in però, effetti per l'anno prossimo la faremo ancora meglio. È verissimo, è verissimo, peccato, ancora meglio. Bene, Alberico, visto che più tu dai il tuo contributo per cercare di portare qualche numero in più in carcere, fa di meno, no? Io sono visto in che sono piena già, sintonia visto, con la direttrice. La direttrice, la dottoressa, cioè, che già sono affollate, chiudi un occhio. Quando, Lo chiuderei volentieri, però non so se puoi fare il bene o il male. Quindi. Ah, il carcere serve. Sicuramente. D'altro. Forma. Serve, cioè una delle istituzioni, vabbè, qualcuno diceva sogno una società senza carcere, questo è anche il mio sogno, però lì dove... Senza la necessità del carcere sì, essere quella... è una dimensione onirica, ecco. Perché da che c'è l'uomo c'è anche la violazione della norma di convivenza civile. Però in alcuni casi davvero serve, può servire, diciamo, a raddrizzare ciò che per una serie di ragioni, a volte anche incolpevoli, è andato storto. Ma credo serva proprio, e qui anche figure professionali come la dottoressa, serve anche a far prendere coscienza di ciò, dell'errore commesso. Sì. Sì. Noi abbiamo una visione del reato. Esatto. È una bella soddisfazione anche per voi, oltre come lavoro, proprio capire e far sì che questi ragazzi... Beh, la nostra speranza è quella che non si verifichino recidive, questo poi non lo sappiamo. Noi facciamo di tutto affinché questo non succeda. Certo, il successo è quando non si ripete. Abbiamo detto che Paola è un ottimo avvocato, ma potremmo dire che... gestisce anche un gruppo di giudici addirittura, Paola, da quest'anno ho avuto questo compito, difende i giudici? Li butto in mezzo alla gara, poi saranno i giudici a fare il loro dovere. La nostra coordinatrice giudici WISP, devo dire, stai facendo veramente un ottimo lavoro. Ma perché c'è una buona risposta da parte di questi ragazzi, di nuovi giudici che si stanno formando e che si sentono belli volenterosi di e poi di partecipare. La cosa bella è che è tornata pure forte a gareggiare, vuol dire che Francesco è proprio un bravo. Sono tornata a gareggiare, forte no, sono tornata a gareggiare. Ma vuol dire che Francesco te lo permette? Sì, Francesco è un angelo. Un pacioccone, scarpette e via. Sì, scarpe. Infatti sarà presente anche in carcere, perché questo... È stata una cosa particolare. Quando abbiamo presentato la gara ai detenuti qualche settimana fa, c'era un ragazzo che era presente anche l'anno scorso e che mi ha riconosciuto dicendo: ma il bimbo è nato, perché ovviamente non avevo più il pancione, perché l'anno scorso sono stata col pancione. E mi ha detto, a te sì, poi sì. Il pancione si vedeva in modo particolare. Si vedeva perché era lì. Sei magrissima. E ha espresso il desiderio di vedere Francesco e di fare la fotografia con Francesco. Quindi sabato ci sarà questo ragazzo che purtroppo per lui avrà ancora molti anni da scontare, ma che ha vissuto questa nascita e questa crescita. E quindi veramente una bella cosa è stata. Vuol dire che raddoppieremo la cascata del Verde, visto che se non si fa la gara... Sì, la cascata del Verde avranno una forza ancora più energica. Ricordiamo il giorno? Quest'anno l'abbiamo modificata e sarà il 10 di agosto.
10 agosto. Il 10 agosto, sì. Solitamente andava il giorno prima della notturna di Chieti, e quest'anno l'abbiamo voluta anticipare in modo tale da non andare così a... Miglianico. Di Miglianico, eccola qua. Notturna di Chieti è dopo domani. No, no, Miglianico. La Miglianico Tour. Bene, Christian, che è arrivato in ritardo, ci ha dato l'ufficialità dei chilometri del dislivello, l'ultra di Celano che si svolgerà, come abbiamo detto, il chilometro verticale venerdì, e sono 2,5 km per un dislivello di 1100 metri positivi. Solamente, Paola, tu che sei un atleta, solamente 2,5 km per salire di 1100 metri. Faccio l'imbocca al lupo a chi partecipa perché sono al pensiero, è una rampicata. L'ultra della Serra, 69 km, avevo detto 68, eravamo lì, 4300 metri dislivello positivo, certo. Solamente positivo. E poi per fare la passeggiata 16 km con un dislivello di appena 1300 metri, tutto ciò domenica mattina. Pertanto, Luciano, da te che è tutta pianura, si viene possiamo gareggiare tutti tranquilli proprio. Giro unico o più giri? Due giri, due volte da percorrere la pista, 9 km in totale. Quindi mega ristoro finale? Mega ristoro finale, c'è un buono pasto in più, insomma c'è... è da vivere. Che non è un pasta party, perché si consuma proprio nel ristorante. È un buono, ristorante. Ogni partecipante avrà un buono, a parte il pacco nel ristorante poi? Nei vari, sì. Nei ristoranti che stanno nei paraggi. Non un pasto, è un buono, capito? È un piatto che si può mangiare. Un primo piatto. Che si può mangiare. Da consumare, sì, a fine gara. Seduti in un... Seduti, sì. È poco? Quindi, no. Oltre il pacco gara, Luciano. Oltre il pacco gara, che comprende appunto questa bella sacca, appunto con una bottiglia di vino, la pasta, oppure qualche brodo falcone, e più il buono pasto. Ma... allora, facciamo l'iscrizione, si può fare, si deve fare. Quindi io volevo ringraziare pure, perché il patrocinio al comune, con i Francavilla, appunto, anzi la giunta Luciana, ha fatto che la pista ciclopedonale è abbastanza bella, quindi l'ITF e i vari sponsor che non sto a elencare. Bene, bene. Dottoressa Lucia, bocca al lupo per la vostra manifestazione. Mi collego anche una cosa importante della gara di sabato: i nostri detenuti poi offrono il rinfresco. Quindi a conclusione della gara, della competizione tra virgolette, ci sarà questo buffet che quest'anno ha questa caratteristica: siccome non ci piace fare le cose sempre nella stessa maniera, gli altri anni abbiamo avuto sempre una serie di sponsor anche per il buffet finale, invece quest'anno sono i detenuti stessi che hanno fatto la spesa, che hanno preparato e che offrono alla comunità esterna che li viene a trovare il rinfresco. Ma parteciperanno tutti? Abbiamo parlato di oltre 200. In realtà, no, ecco. Questa gara è stata riservata ad uno dei circuiti che abbiamo, appunto l'alta sicurezza. Le iscrizioni sono state tantissime e l'allenamento è stato fatto non da tutti, insomma, perché tutti partono animati dalle migliori intenzioni, quando poi però si rendono conto che bisogna faticare, perché bisogna allenarsi, correre. E l'allenamento è stato seguito da una buona parte. Sicuramente sabato scenderanno sul percorso tutti quanti, alcuni come spettatori, altri semplicemente a camminare, alcuni a correre. I semplici, quindi, spettatori all'esterno, se non hanno, anche, possono entrare? Gli autorizzati sì, gli invitati sì, sì. Però è davvero una festa bellissima. Gli altri anni è stato davvero uno spettacolo di libertà, è davvero molto molto, prende, molto poi emozionante. Poi la formula, Paola, è quella dell'americana, si rispecchia il nome, quindi veramente spettacolo. Si fa veramente, c'è alta competizione. Quest'anno poi sarà aperto anche ai detenuti il partecipare all'americana, sia maschile, ovviamente soltanto il carcere di Lanciano è soltanto maschile. E quindi faremo sia la parte femminile che quella maschile con i detenuti che parteciperanno. E con un tifo non indifferente. Dottoressa Carla, possiamo dire che uno che sta all'interno di una casa circondariale e va a fare sport può essere il primo tassello per
una, come dire, una speranza di reinserimento e dare il lì, ma il là. È un tassello importantissimo, non solo per il reinserimento, ma proprio per una ricostituzione di un'identità egalitaria, insomma. Certo. Bene. Posso aggiungere un'altra cosina molto importante? L'altra caratteristica di quest'anno è che insieme ai detenuti corrono anche appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Ah. Quindi la caratteristica sarà che guardie e ladri corrono insieme, quindi sullo stesso percorso, l'uno accanto all'altro. Quindi diciamo una gara in seguimento. No, una gara in accompagnamento. In accompagnamento. Insieme, appassionatamente insieme. L'americana in questo è proprio perfetta. Alberico, adesso avremo lo spunto per fare tante altre domande, come se escono anche all'esterno, a volte per fare qualcosa del sociale, ma casomai Paola riporterà i nostri graditi ospiti in un'altra occasione, in un'altra puntata. Ricordiamo l'appuntamento alla settimana prossima, abbiamo già sforato di grande. Un saluto e un grazie a Maurizio e Claudio che ci hanno dato la possibilità della messa in onda, e sempre grazie alla WISP per l'opportunità dataci. Buona serata. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Song ever. It was your best song ever.